Signor Sindaco, 100 anni della signora Romilda Plastino, una cosa bellissima non soltanto per il paese di Cleto e per la collettività, ma soprattutto per una famiglia numerosissima, 8 figli, una colonna portante. Cosa aggiungere altro? Gli auguri per i 100 anni, ma mille ringraziamenti per l'esempio che ha saputo dare a tutti noi cletesi. È stata una famiglia meravigliosa. E, come ho detto poco fa, loro hanno contratto matrimonio con quell'altra bellissima persona, il marito Plastino, durante un periodo molto brutto per l'Italia. Si era nel pieno della seconda guerra mondiale e c'erano tante preoccupazioni, c'erano tanti nuvoloni sull'orizzonte della nostra nazione. L'unico sole splendeva nel cuore della signora Romilda e di suo marito. E insieme hanno messo su una bellissima famiglia di ben 8 persone. Hanno dato a questi figli educazione, hanno indicato qual è la retta strada della moralità, dell'onestà e della laboriosità. Un figlio è docente e ne parlano tutti per la sua bravura a Milano, l'altro ahimè è deceduto ed era dottore in sociologia, una persona brillante, intelligenza profonda, grande capacità dialettica. E l'altro figlio, Orazio, ha continuato l'attività dei genitori, è stato insignito del riconoscimento significativo di cavaliere da parte della Camera di Commercio di Cosenza, ma tutti, presi uno per uno, tutti sono veramente degni di questa bella famiglia e quindi sono stati ad esempio per tutti noi cletesi. Per questo siamo qui, a rendere il dovuto omaggio, ma anche il sentito omaggio a una grande signora. Come diceva la figlia, dice mamma, che continua ancora a dirigere la nostra vita. Quando il papà ha lasciato questi figli, tutti pensavano a Cleto che sarebbe stata la fine anche delle attività commerciali, invece lei è stata anche un ottimo condottiero. E tuttora, come diceva la figlia, la roccia su cui costruiscono il loro quotidiano e lo scoglio contro cui si fermano e si infrangono anche le onde impetuose del mare.